Pubblicare in franco provenzale Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry oppure in sardo o in occitano La gabbianella e il gatto di Luis Sepúlveda. Si può e si deve fare. Del come tutelare la letteratura nelle lingue madri e incrementare la pubblicazione di opere originali e capolavori della letteratura mondiale negli idiomi locali, tutelati dalla legislazione italiana, si è parlato sabato 14 maggio al Salone del Libro nell'Arena Piemonte. In un incontro promosso dalla città metropolitana di Torino, dalla Chambra Doc Vallada Sositanas e dalla delegazione piemontese dell'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani. Nel corso dell'incontro è stata presentata la traduzione franco-provenzale del Piccolo Principe, curata da Matteo Ghiotto, referente degli sportelli linguistici franco-provenzali, con la supervisione scientifica del docente universitario Matteo Rivoira, coordinatore di un progetto per l'applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche e responsabile del dizionario informatizzato del franco-provenzale. Dopo la provincia, la città metropolitana si è assunta la responsabilità e l'impegno di essere capofila rispetto agli enti che già agiscono sul territorio nella salvaguardia delle minoranze linguistiche. Siamo orgogliosi di questo lavoro. Oggi poi con la presentazione del Piccolo Principe tradotto in franco provenzale vogliamo che sia un po' il simbolo di quello che è l'attenzione alla lingua franco provenzale, occitana, perché è la storia di un legame. Quella stessa storia del legame noi cerchiamo di salvaguardare tra un popolo e il proprio territorio. Spero che il Piccolo Principe lo possano conoscere anche i grandi, perché avendolo non solo letto, ma avendolo tradotto e quindi analizzato a fondo, credo che meriterebbe un corso apposito anche per gli adulti, per avvicinare alla lingua e per far conoscere un libro che non può essere così relegato alla letteratura infantile. Abbiamo allargato il premio anche agli aspetti della musica etnica, diciamo, musica delle minoranze e anche del cinema delle minoranze. E per il resto la carrellata è di nuovo una dimostrazione di quello che sono le lingue minoritarie in tutto il mondo, con presenze che vanno dall'Africa al Sud America. Questa editoria può creare e crearsi soprattutto un mercato? Io credo di sì, intanto perché stampare libri costa meno. Ed è possibile stampare anche piccole tirature, diversamente da altri tempi. E poi perché penso che l'editoria elettronica sia ancora di là da venire, il gusto del libro c'è ancora, possederlo, toccarlo, conservarlo, situarlo in casa, lasciarlo su un comodino, su un tavolo, è un'opera di proselitismo preziosa, soprattutto per i bambini. Io ho scoperto che una casa in cui non ci sono libri è una casa in cui non ci saranno lettori.